In questa guida vedremo come preparare un buon caffè con la moca. Per preparare un caffè dal gusto e dall'aroma intenso, basta prestare attenzione a qualche piccolo accorgimento che, pur semplici, solo in pochi rispettano. Chiariamo prima alcuni aspetti fondamentali. Una nuova moca deve essere trattata prima di emettere un caffè dal gusto accettabile. Necessita di un passaggio a vuoto facendo bollire l'acqua senza il caffè. In seguito sarebbe meglio fare una o due volte un caffè a vuoto in modo da aromatizzarla. Si consiglia di lasciare la moca senza pulirla, per una notte con tutta la posa interna e il caffè uscito nel bricco. Mai lavare la moca con il sapone o in lavastoviglie, potrebbe rovinarsi per sempre. Per pulirla usate una spugna morbida bagnata di sola acqua. Vediamo come fare un buon caffè. Pulire la macchinetta liberandola da tutti i residui della polvere di caffè. Le filettature e la guarnizione devono essere ben pulite, nei punti più difficili da rimuovere, aiutarsi con uno spazzolino da cucina, o rimuovere i residui con la punta di un coltello, stando attenti a non danneggiare la guarnizione. Riempire d'acqua il bollitore fino appena sotto la valvola, dopodiché porre su di esso il filtro a imbuto, che non deve contenere acqua. Il caffè al suo interno deve essere posato con un cucchiaino, distribuendolo bene su tutta la superficie e colmarlo fino all'orlo. Pressare un po' il caffè al suo interno e aggiungere un altro paio di cucchiaini di polvere di caffè. Non si deve fare la montagnella, ma deve essere di poco superiore. Ricordiamo che se vogliamo un caffè più forte bisogna diminuire di poco la quantità di acqua all'interno del bollitore, se invece vogliamo un caffè più lungo, basta aumentare di poco la quantità d'acqua. In ogni caso il livello dell'acqua non deve mai superare la valvola del bollitore. Depositato il caffè nel filtro ad imbuto, avvitare il bricco fino in fondo facendo attenzione di non posizionarlo storto falsando la chiusura. Bene, preparata la moca non ci resta altro che metterla sul fuoco lento e aspettare la totale uscita dell'acqua trasformata in caffè. Una volta uscito tutto il caffè ricordatevi di dare una girata con un cucchiaino prima di versarlo nelle tazzine, questo farà addensare meglio il caffè. Non ci resta altro che augurarvi buona pausa e buon caffè. Arrivederci da Chiaramente, e se vi è piaciuto manifestatelo con un like.